Buongiorno ragazze e benvenute in questo nuovo vlog. Oggi è venerdì 8 settembre e sì, manco da un po' di tempo, però sono successe tante, tante cose e belle, belle, belle. La pancia è ancora qua, ancora per poco, ormai si può dire, manca meno di un mese e forse anche meno, speriamo. Ma in questo video vorrei raccontarvi appunto un po' tutte le cose che mi sono successe. Sto facendo colazione e mattina, sto bevendo il mio Estatè e mangio due gallette di riso con cioccolato e sono da sola a casa. È l'unica settimana in cui sono stata da sola a casa, praticamente questa. E da quando ho scoperto di essere in gravidanza, e devo dire che è stato, cioè, poi in realtà sono stati 2 giorni neanche, uno il giorno in cui ero totalmente da sola tutto il giorno, che è stato lunedì, fondamentalmente, perché poi martedì mattina abbiamo la nostra, sì, è un'amica di famiglia che viene a pulire casa. E poi mercoledì e giovedì abbiamo avuto 2 visite, cioè, tra le ultime, e oggi è l'unica mattina in cui sono effettivamente da sola, cioè l'altra mattina in cui sono effettivamente da sola, ma tra 1 ora e mezza mia mamma finisce di lavorare, quindi io poi mi trasferisco là da lei, esatto, perché lunedì è l'unico pomeriggio che avevo davvero anche lì scoperto, perché poi vabbè. E martedì pomeriggio, però al mattino avevo appunto Teresa, e mercoledì ero sì, però sono stata poco da sola, 2 ore, e invece ieri pomeriggio poi c'era mia mamma, quindi quando sono poi tornata dalla visita ho pranzato con Matteo, Matteo è andato al lavoro e io sono andata da mia mamma, e oggi pomeriggio uguale, anzi ci sono sia mio papà che mia mamma a casa. E quindi così è un po' strano perché di solito comunque ho sempre sotto i miei suoceri, quindi bene o male a casa c'è sempre qualcuno. Poi a luglio è stata a casa anche il mio nipotino, quindi boh, è strano. Però lunedì, cioè, domenica tornano i miei suoceri, quindi da lunedì ho sempre qualcuno a casa. Vabbè. E niente, queste ultime settimane sono un po' intense. Anche a livello di emozioni, almeno io le sto vivendo così, poi è soggettivo, perché da una parte c'è l'ansia e la voglia di conoscere e conoscerla, dall'altra c'è la paura di quel momento, che anche lì è molto un'incognita, perché appunto abbiamo avuto queste 2 visite. Perché nell'ultima visita che abbiamo fatto ad agosto, la presentazione era podalica e quindi non so se sapete che per partorire il bambino deve essere in posizione cefalica, quindi con la testa verso già il basso. E fino ai primi di agosto era in posizione cefalica. Andiamo a fare questa visita, la penultima, con la mia ginecologa privata che mi ha seguito e che mi segue, e appunto ci dice che è podalica. E quindi noi andiamo in ospedale, nell'ospedale che abbiamo scelto, dove è appunto ho fatto il corso preparto e dove andremo a partorire, per comunicare questa cosa, perché poi ci sarebbe stata l'apertura, ci sarà, perché si fa la 38ª settimana. L'apertura della cartella, e quindi volevamo capire se cambiava qualcosa, c'erano un percorso diverso da fare sostanzialmente, e poi per prendere gli esami di fine gravidanza che farò la prossima settimana, gli esami del termine, che sono, vabbè, esami del sangue, urine, il tampone, e quindi andiamo lì e effettivamente c'è un percorso diverso, si fanno praticamente un colloquio. E dove viene appunto verificata la posizione, la presentazione più che la posizione, e appunto nel caso in cui fosse podalica si pensa cioè ci sei la manovra di rivolgimento, c'è chi
vuole praticare il parto podalico, non nel nostro caso assolutamente, e c'è il cesareo. E quindi ovviamente noi eravamo già orientati nell'eventualità, anche su consiglio della mia ginecologa, di andare diretti proprio al cesareo senza passare da altro. E anche perché io sono molto paranoica, quindi tutte le cose che possono essere un rischio me le evito. Il cesareo è un'operazione chirurgica, però al momento è molto più sicuro di un parto podalico. E quindi eravamo così, facciamo questo colloquio, e durante questo colloquio la dottoressa vede che è cefalica. E quindi abbiamo detto ok, a posto, andiamo a prendere l'appuntamento per l'apertura della cartella e aspettiamo quando sarà, sarà. E il giorno dopo però avevamo già fissato la visita con la nostra ginecologa, con la mia ginecologa, perché voleva anche lei rivederci prima, dovevamo averla la prossima settimana, ma col fatto che la presentazione era podalica nella precedente, ha scelto di anticipare la visita alla 36esima invece che alla 37esima settimana. Perché sono effettivamente sono a 36 e rotte, e rotti, e quindi facciamo questa visita con la mia ginecologa che ci dice: no, ragazzi, è podalica. E quindi è una bella bimba, bella grande, tutta salute, però di peso c'è tutta, anzi, è bella abbondante, quindi ed è comunque podalica. Ed è difficilmente, cioè si può girare nella notte, però visto quanto si muove, perché è veramente impressionante. Però mi sembra strano che tu non abbia sentito se sei girata stanotte. Io penso, non ne ho idea, perché anche l'altra volta mi è sembrato di capire quando si fosse girata, però non è che ne hai la certezza. Eravamo anche oltretutto a 30 o 31 settimane, quindi 30-31 settimane, quindi era molto più piccola, aveva anche molto più spazio, quindi così. E quindi podalica, quindi siamo dovuti tornare in ospedale dove ci hanno fissato un altro colloquio, e quindi la prossima settimana faremo gli esami del termine della gravidanza, questo ennesimo colloquio per capire se è ancora podalica o se si è rigirata. E comunque andrò di nuovo sia lì che dalla mia ginecologa per capire, perché voglio che siano tutte e due d'accordo, ci andrò nello stesso giorno in modo che mi dicano entrambi la stessa cosa, perché sono veramente un po' destabilizzata da questa cosa, perché da un giorno all'altro ti trovi che da cesareo devi fare parto naturale e il giorno dopo ti dicono devi fare un cesareo sostanzialmente. E quindi non lo so, non lo so. Adesso ho ogni giorno, ogni momento la paranoia che si è girata, oddio, si è mossa, ma si è girata. E boh, non lo so. Comunque, così. E questo è quanto. Però l'importante è che stia bene, anzi, sta benissimo. Bella abbondante, già sui 3 kg, erotti. Quindi tutta salute, abbiamo detto. Io oltretutto sono stata bravissima, perché nell'ultimo mese, dall'ultima visita di agosto, appunto, ho messo solo mezzo chilo, e quindi mi ha fatto i complimenti anche la mia ginecologa, perché comunque indicativamente c'è un percorso, non lo so il motivo, cioè nel motivo, sì, cioè immagino che come in tutte le cose ci siano dei limiti, che non è un limite assoluto, però indicativamente dicono di non superare i 17 kg, e io ho ancora del bonus per queste ultime settimane, perché appunto nell'ultimo mese ho messo solo mezzo chilo, anche perché faccio fatica a mangiare, perché ho la testa veramente che mi preme sullo stomaco, e quindi quando arriva sera non è che abbia chissà quanta fame, mentre prima ne avevo molta di più. Però vedremo, quel che sarà sarà, e l'importante è che lei stia bene e che vada tutto per il meglio. Poi che sia cesareo o parto naturale, onestamente, è l'ultimo proprio dei miei problemi. Ho solo questa gran voglia, abbiamo, perché anche il mio compagno, abbiamo questa gran voglia di conoscere e finire, perché comunque è veramente, è lunga, è bellissimo.
però siamo arrivati proprio agli sgoccioli, quindi vogliamo concludere. Poi oggi mi è presa così, quindi non lo so, gli ormoni fanno dei begli scherzi. Ho finito di fare colazione, ho interrotto un secondo. Stavo guardando qua su Instagram che abbiamo, mi è venuto in mente di raccontarvi, che abbiamo fatto il... No, ci sono tante cose che devo raccontarvi, non so da dove partire. Ho cercato inizialmente di farmi una lista qua sull'iPad, ma è stato cioè, è davvero difficile. Comunque, direi di andare più o meno in ordine cronologico e quindi faccio questa bellissima cosa e vado indietro sul telefono più o meno da metà giugno, perché giugno poi più o meno l'abbiamo passato insieme, vi abbiamo raccontato tutto e andiamo da lì in avanti. Allora, la prima cosa, ecco, di cui vorrei parlarvi per non perdermi, è dei prossimi video che ho pensato, nel senso che non... adesso che ho finito un pochino le vacanze, che sono un pochino più stabile, non abbiamo fatto grandi cose, siamo andati via a giugno appunto per passare gli ultimi 2 mesi, 2 mesi e mezzo tranquilli qua a casa e sereni, perché io appunto, come vi dicevo prima, sono un po' ansiosa su certe cose e quindi ho preferito andare via a giugno semplicemente, ma ve ne avevo già parlato se non mi sbaglio, e fare le vacanze lì. E mi sono un po' scritta tutte le cose che appunto volevo raccontarvi, così man mano che ve le racconto le evidenzio e dico che ve ne ho parlato, cioè così faccio mente locale sul fatto che ve ne ho parlato. Allora, appunto, abbiamo appena detto delle vacanze. L'altra cosa di cui volevo raccontarvi e che secondo me avevo accennato, avevo iniziato ad accennarvi, ma poi non ho terminato, e non so neanche se ve l'ho accennato o un flash, perché avevo girato dei video a luglio, ma poi non li ho montati. Da brava somara, e mi sembra abbastanza inutile raccontarvi adesso o pubblicarli adesso, visto che sono passati praticamente 2 mesi. E appunto per la cameretta dell'Eli, visto che tanto vi ho svelato il nome, e abbiamo fatto varie cosine e comprato tante cose. E appunto è proprio uno dei prossimi video di cui vorrei rendervi partecipi, perché abbiamo ordinato quelle che in teoria sono praticamente le ultime cose che vogliamo aggiungere nella cameretta. E appunto vorrei rendervi partecipi, farvi vedere tutti gli acquisti che abbiamo fatto, raccontarvi le cose che ci sono già e tutto. E diciamo che adesso è a un 60%. E non ci sarà il lettino classico con le sponde, anticipo già questa cosa perché non mi piace, non ce lo vedo proprio. I primi mesi dormirà con noi, nel senso non nel letto con noi ovviamente, ma nella Next to Me che abbiamo e che ci hanno prestato quella perché non aveva senso comprarla, dato che i nostri cognati non, cioè, i nostri cognati sì, non la usano perché nostro nipote ha 2 anni e mezzo e ce l'hanno prestata, tanto si userà secondo me 6 mesi scarsi, vista la stazza dell'Eli. E dopo passeremo o direttamente al lettino a terra, vediamo un po' in base anche a lei com'è ovviamente, e se no vediamo come organizzarci. Comunque non ci sarà il lettino con le sponde perché uno non ci arrivo dentro. Due, non mi piace proprio. Quindi io sono così. E quindi appunto proprio uno dei prossimi video sarà il video sulla cameretta, su quello che c'è all'interno della cameretta e proprio un makeover che seguirete insieme a noi. Già questo weekend facciamo alcune cose perché c'è da dipingere un muro e perché avevamo trovato un'infiltrazione quando abbiamo spostato l'armadio e quindi abbiamo dato tutti i prodotti apposta e Matteo questo weekend dipingerà quell'angolo e toglieremo le varie cose che ci sono in più perché c'è una scrivania che al momento non ci servirà,
E prossima settimana, tra prossima settimana e quella dopo, arriveranno la prossima settimana i mobili da IKEA che ho ordinato, e sono giusto tre cose, e perché alcune cose appunto ce le avevamo già e le abbiamo riutilizzate. Il lettino a terra l'abbiamo costruito noi, ma vi farò vedere tutto e ho anche alcuni step, non tutti, che l'abbiamo fatto perché mio suocero è un falegname e quindi noi abbiamo progettato, lui ci ha tagliato il legno e dopo noi l'abbiamo tutto rifinito, dipinto, impregnato e poi l'hanno assemblato insieme Matteo e appunto suo papà e ce l'abbiamo già in casa e dobbiamo comprare il materasso. Infatti questa è una delle prossime cose che mi devo segnare da comprare e appunto parlando sempre di prossimi video, vorrei caricarvi un haul di Shein che ho fatto e poi mi piacerebbe girare l'home tour che ve l'avevo promesso a luglio, ma purtroppo appunto è sballato tutto e quindi arriverà anche quello. Non so se sì, penso di riuscirla a girare forse la prossima settimana, ipoteticamente. E poi vabbè, vorrei fare vari vlog perché sono comunque la forma di video che mi piace di più da guardare e che secondo me è più semplice anche, proprio come sono io. E poi quello che vorrei, ditemi se questo è una cosa che vi può interessare, se no posso tranquillamente non girarlo, tipo la borsa Pato mia e dell'Eli, e cosa ho portato e se vi interessa, se no facciamo anche senza. E l'altro video è tutto quello che ci hanno regalato e abbiamo comprato per Leli. Quindi queste sono un pochino le idee che ho avuto. Se ne avete altre da suggerirmi, scrivetemelo sotto. Avevo pensato a dei video back to school, ma non vado più a scuola, non andrò neanche al lavoro fino a maggio dell'anno prossimo, quindi mi sembrava abbastanza inutile. E comprare delle cose che avrei lasciato lì e non usato per i prossimi mesi perché non credo che avrò particolare tempo, cioè sì, secondo me tempo un po' ne avrò, però il tempo che avrò non credo lo dedicherò a quaderni e quant'altro. Se ne avete da suggerirmi, io sono aperta a tutto e quello che ovviamente riesco a fare e quindi scrivetemi lì giù, io accetto sempre consigli e anche critiche costruttive, sono la base. E poi appunto tutti gli acquisti che abbiamo fatto ultimamente per Leli, principalmente perché ultimamente abbiamo acquistato solo per lei e perché appunto mia nonna ci ha fatto il regalo e i miei zii ci hanno regalato dei soldi, quindi abbiamo investiti per comprare le cose che ci servivano prossimamente. E non solo, nel senso che io sono un po' strana, o meglio, avendo tanto tempo, ho avuto anche tanto tempo per pensare e fare. E sapete non so se sapete del punto croce, che ricamo da punto croce da quando sono in gravidanza, mi ha insegnato mia suocera e quindi ho fatto tantissime cose per Leli a punto croce. Magari ve ne posso far vedere qualcheduna se ce l'ho portata di mano. No, in questo momento no, però prossimamente vi farò vedere anche quella. Ma non ho fatto solo quello, perché ho comprato vari tessuti e varie cose che ho poi vari tessuti principalmente con cui abbiamo creato i sacchetti quelli diciamo da cambio. Infatti nella borsa per il parto non ho cose di plastica, ma ho creato appunto tutti i sacchettini per i vari cambi e con ricamato Elisabetta appunto a punto croce e in modo da portarmi quelli in ospedale e poterli poi riutilizzare anche una volta a casa perché ho portato un sacchetto di plastica ma per metterci le cose sporche sia nella mia borsa che nella sua. Tutte le altre cose invece sono fatte a mano da noi, poi ho ricamato vari asciugamani e ho ricamato i bavaglini che utilizzerà poi più avanti, ma va bene. Boh, comunque tante cose.
Adesso sto finendo uno degli ultimi asciugamani che avevo comprato e appunto con le stoffe invece abbiamo creato federe, lenzuola, abbiamo creato il sacco in pelliccia perché una delle ultime volte che sono andata in questo negozio che vende tessuti bellissimi c'erano questi scampoli di pelliccia che ho preso e abbiamo creato una copertina. Per la carrozzina o per la sì, no, per la carrozzina perché le dimensioni sono quelle, per l'annexo mi sarebbe piccolo e il sacco, cioè un sacco chiuso dove infilarla quando c'è più freddino, tipo a mo' di copertina, ma che prenda sia sopra che sotto e tipo così. Ecco, facciamo prima, vi faccio vedere. L'abbiamo realizzato tutto io e mia mamma, a parte che forse una fotina, cioè questa sì. Una foto ce l'ho. Questa è la pelliccia che abbiamo comprato e questo è il progetto della copertina. E questa è la copertina realizzata con la mia facciona, bella. E dopo abbiamo fatto il sacco. Quello però non ho la foto. E vabbè, ve lo faccio poi vedere tra le cose che vi farò vedere. Però il progetto simile di come è venuto è questo. Però con la pelliccia appunto e dentro invece l'abbiamo foderato tutto con un lenzuolo, cioè con la flanella, in modo che sia bello caldo per l'inverno. E poi cosa abbiamo creato ancora? Ma direi principalmente queste cose. Però oggi appunto torneremo proprio in questo negozio. E andiamo a vedere un po' che cosa c'è. Abbiamo creato vari completi per il letto con le lenzuoline, però non per la Next to Me, ma direttamente per il lettino a terra, tenendo tutte quelle misure lì. Mentre mi sono fatta fare anche le lenzuola di sotto, perché è una misura un po' particolare, 70x140. Ci sono le lenzuola, però le ho fatte creare abbinate, diciamo, a quelle sopra. Solo adesso, per adesso solo rosa, però oggi appunto volevo vedere se c'era del jersey bianco per crearne anche bianche. Comunque quello. Un'altra cosa che appunto è successa ad agosto, abbiamo anzi, perché poi ha partecipato anche Matteo ad alcuni incontri, il corso preparto. Bello, molto bello, anche perché è un ottimo modo per incontrarsi con altre persone che stanno facendo il tuo stesso percorso e da cui ti senti magari più capita quando parli di certe cose, esprimi certi pensieri e tutto. E quindi se vi trovate fatelo perché secondo me è molto bello. Abbiamo anche adesso un gruppo tra di noi per aggiornarci, rincontrarci e infatti ci sarà anche occasione di incontrarsi dopo che saranno nati tutti i bimbi, abbiamo già una data dove ci ritroveremo un po' per salutarci, e sarà prima di Natale, quindi anche magari scambiarsi degli auguri di Natale e tutto. A me è piaciuto molto, anche perché abbiamo parlato di tante cose a cui io magari personalmente non avevo pensato o che avevo un po' tralasciato. L'ostetrica che ci ha tenuto il corso è molto molto brava, quindi siamo state forse anche molto fortunate per quello e poi l'ho condiviso con una mia amica perché abbiamo la scadenza praticamente a 10 giorni di differenza neanche e quindi siamo rientrate giusto nelle 2 settimane in cui potevamo essere insieme e sono molto anche contenta di questo e niente, se vi può interessare qualche cosa in particolare fatemelo aiuto sapere anche riguardo a questo che cioè, posso parlarne cioè, ne parlo volentieri e magari condivido anche con voi quello che più o meno è stato detto. Ovviamente non sono un'ostetrica quello è cioè, quello di cui vi posso parlare è come l'ho vissuto io, quali sono magari i temi che sono stati affrontati. E abbiamo fatto 7 incontri, se non mi sbaglio, 7-8 incontri,
di cui alcuni da sole e tre con i papà, che erano uno con l'ostetrica, appunto, che è stato l'ultimo, e poi uno con la psicologa e uno con la pediatra insieme, e tutti gli altri li abbiamo fatti da sole. Però è stato bello, bello, soprattutto siamo state anche forse fortunate perché nel corso c'erano tre ragazze che erano alla seconda gravidanza e quindi ci hanno dato molti più punti di vista e raccontato fortunatamente in modo molto positivo il parto, perché tutte e tre hanno vissuto una bellissima esperienza che con diciamo un po' più difficoltà, chi meno, ma ogni parto è a sé. E quindi ci hanno però raccontato proprio come l'hanno vissuto, varie sensazioni che magari chi non l'ha mai provata cioè, non può saperlo fondamentalmente, neanche io le so e non so neanche come sarà il mio di parto ancora, quindi figuriamoci. Vediamo. Vedremo. Altra cosa che abbiamo fatto, grazie alla mia mamma e mio papà, è cambiare la fodera del divano. L'anno scorso, quando ho comprato il divano, l'avevamo messa beige, però ne avevo comprata un'altra e quindi l'abbiamo tutto sfoderato, tutta lavata la fodera e rivestito invece di grigio. Così per qualche mese ce l'avremo grigio, poi se vorrò tornare al beige posso sempre sfoderarlo e tornare al beige, però appunto le ho prese apposta per cambiarle in modo che se si sporca posso sostituirla. Altra cosa che... Ma perché? Che merlo sto coso? Altra cosa che abbiamo fatto è fatto che ho pensato di fare. E mia mamma mi ha aiutato a realizzare, sono delle piccole bomboniere per quando nascerà l'Elisabetta, visto che ci sono fa stati fatti tantissimi regali, per ringraziare, abbiamo pensato a questa piccola bomboniera che non vi svelo che cos'è perché devo ancora darle e l'Elisabetta deve ancora nascere, un po' per scaramanzia, mettiamola così, e vi farò vedere più avanti. Altra cosa di cui volevo appunto raccontarvi prima che si spegnesse il tutto è il baby shower. E a sorpresa, mia cognata, cioè nostra cognata, ci ha organizzato insieme a mia mamma, mia suocera e ai suoi genitori e all'altra mia cognata il baby shower. Adesso vi faccio vedere le foto, bellissimo, hanno fatto un allestimento stupendo. Noi non eravamo riusciti a fare una cosa così bella per lei perché purtroppo era inverno e ci hanno regalato appunto davanti a casa, ci hanno fatto, aspettate, ecco appunto il cartellone con il cavalletto e poi avevano proprio allestito tutta casa così. Bellissimo, ha fatto un lavorone stupendo e poi un'altra torta di pannolini e tutti i regali che ci hanno comprato. E è stato veramente bellissimo, una serata stupenda e abbiamo fatto anche questo super cartellone della Toto scommessa sul peso, la data di nascita e l'altezza dell'Eli. Che vedremo come sarà e chi ci prenderà soprattutto. E ci hanno regalato un'altra marea di cose, infatti sono matti, non dovevano assolutamente fare tutto questo, però è stato veramente bellissimo e super 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 iper apprezzato. E poi altra cosa che appunto abbiamo fatto e di cui ho una foto non modificata in copertina del telefono è il servizio fotografico in gravidanza. Non ho ancora tutte le foto, però ci siamo affidati a questa fotografa bravissima che mi aveva consigliato, appunto, mi hanno consigliato delle mie amiche che anche loro l'avevano fatto e con un prezzo normale abbiamo fatto appunto il servizio insieme io e Matteo con il pancione e non so se faremo il newborn.
appena nata, dipende un po' da tutto, come va il parto, come stiamo dopo, quando rientriamo a casa, come si avvia tutto il processo, e dato che non lo posso sapere, è una cosa che abbiamo lasciato abbastanza in forse. Però ci piacerebbe fare magari o qualcosa sotto Natale o quando sarà più grandina lei insieme, quello sicuramente. E adesso vedremo un po' come organizzarci, però alla fine anche Matteo, che era quello un pochino più restio, gli è piaciuto, ci siamo divertiti e abbiamo anche qualche aneddoto da raccontare, così perché ne sono successe varie. E abbiamo fatto una parte all'interno dello studio e una parte in esterna, e la parte in esterna c'erano talmente tante zanzare che a un certo punto sulle gambe della fotografa ce n'erano tipo 12 attaccate. Noi che ogni foto che facevamo era un secondo, staccavi una zanzara e poi ti rimettevi in posa, però sono venute bellissime le foto che ci faceva vedere un po' durante il servizio. E adesso, andare più o meno alla fine della prossima settimana o quella dopo, ci manderà tutti i provini delle foto e noi ne dovremo scegliere, ce li dà tutti i provini. E poi ne scegliamo 30 che poi lei va a modificare proprio in modo più approfondito, e tutti i provini li modifica con un preset, ci spiegava, e dopo in modo più approfondito quelle che noi scegliamo. Non è bellissima questa borsa qua dietro, ma fa lo stesso. E siamo molto contenti. E dopo ci dà tutto su una chiavetta, se vogliamo stampare qualcosa ce lo stampa. Ovviamente quello ha un costo a parte, però be proprio bella, cioè come esperienza sono contenta di averla condivisa con Matteo e alla fine di essermi decisa a farle le foto. E poi un altro progetto che abbiamo, legato un pochino anche a questo, ma ce ne saranno uno o due al massimo di queste foto in questo progetto, è dietro il divano. Abbiamo dietro metà del divano abbiamo un'enorme parete bianca ancora. Inizialmente abbiamo pensato di metterci delle mensole con dei libri, però è una parete sottile, una parete interna, non è una parete portante, e quindi lo spessore è corto, no? Diciamo. Appendere sopra il divano ci piacevano delle mensole proprio in legno massello, ci vogliono dei tasselli che sono troppo lunghi sostanzialmente. E quindi per essere in sicurezza e poterci mettere sopra tanti libri. Quindi abbiamo un po' ridimensionato la cosa e abbiamo pensato di fare una sorta, non so se seguite Paola Turani, ma nella casa che ha in montagna, se non mi sbaglio, a Ponte di Legno, ha tutte queste foto appese sopra il letto. Fare una cosa del genere. Io ho scaricato vari schemi anche, no? Fare una sorta di cosa del genere, che però sia un po' più in lungo. Adesso una cosa del genere, una gallery wall dovrebbero chiamarsi, se non sbaglio. E quindi vabbè, ho scaricato varie possibilità, no, di foto, cioè di esempi, cioè per farci un'idea, e vorremmo farlo tutto con le cornici in effetto legno, e stiamo scegliendo un po' le foto da mettere. Io ho fatto un'ipotesi che ho mandato a Matteo con varie nostre foto, no? Però mi sembrano, cioè, a volte troppo piene di solo noi, no? Quindi ovviamente quando arriverà Leli ci saranno anche le sue, però non so bene che stile dare, che stile dare, nel senso che mi piacerebbe magari trovare una palette di colori, uno stile che rappresenti un pochino tutte le foto. E ci sono anche vari paesaggi che abbiamo fatto noi come foto all'interno di quell'immagine che lì ho provato, però non lo so, non sono ancora convinta, quindi devo ragionarci. Magari se avete qualche spunto, qualche idea o vedete qualcosa, mandatemelo anche su Instagram, e giù nell'info box trovate, e nella descrizione trovate il link a Instagram. Se me li mandate io li guardo super volentieri, magari trovate qualche idea che io non ho visto, che non ho pensato, e
Abbiamo trovato le cornici su Amazon, però non sappiamo anche lì quante prenderne perché in base a quanto lo vogliamo fare grosso e tutto. Non lo so, magari aiutatemi voi cioè io ho guardato un po' Pinterest, ma non so dove altro cercare e come dare un mood uguale a tutte le foto. Se avete qualche spunto, fatemelo sapere. Oggi pomeriggio andremo a fare un po' di shopping. O meglio, domani ho un battesimo e non ho più vestiti presso sostanzialmente in cui entro. O meglio, ne ho due, però non sono proprio propriamente adatti. Cioè uno sembra una bomboniera e con questa panciona è ancora peggio. L'altro invece non è assolutamente adatto a un battesimo. E quindi andiamo in questo negozio e vediamo se troviamo qualcosa e poi torniamo nel negozio di stoffe che vi dicevo perché io almeno una volta ogni 2 settimane ci devo andare, se no non sto bene e vediamo cosa c'è, se ci sono dei nuovi tessuti anche in vista dell'inverno. Poi mi trovo benissimo, il signore è fantastico, mi consiglia sempre un sacco di cose e cavolo, potrei fare la foto però alla cosa per fargliela vedere cosa ho realizzato. Adesso vediamo. E comunque questo. Anzi, dai, la vado a prendere così ve la faccio vedere anche a voi il sacco e magari faccio la foto così oggi glielo faccio vedere se c'è. Perché è un sacco carino. Anche l'altra volta mi ha regalato delle mollettine per l'Elisabetta e quindi ci tengo anche a fargli vedere un po' quello che viene fatto se riesco. Ecco qua, questo è il sacco che abbiamo realizzato io e la mamma con appunto la pelliccia poi, a cui abbiamo cucito poi questi bottoni e dentro appunto è tutta la flanellina che abbiamo preso per rivestirlo dentro. Però è molto carino, anche nella carrozzina ci sta alla perfezione. E questo colore di pelliccia è stupendo, cioè se sapessi cucire mi farei una pelliccia anch'io con questo tessuto. Ovviamente sono cuciture amatoriali, fate conto che qua sotto l'ha fatto tutto a mano mia madre e invece queste sono tutte le cuciture che ho fatto io, poi qua l'abbiamo puntato in modo che non si richiuda e non vada sul viso e qua si apre per infilare al meglio. Adesso mia mamma ci ha fatto 2 giri per tenerlo più fermo, però si apre tutto fino a qua e per appunto infilare dentro lei meglio con più comodità e poi richiuderlo in modo che non prenda freddo, però secondo me è venuto molto bene. Adesso mi preparo che vado dai miei a pranzo e ci aggiorniamo dopo quando andiamo nei due negozi. È passato un giorno alla fine e volevo farvi vedere un po' le cose che ho comprato in questi negozi. Allora, alcune cose le vedrete in un prossimo vlog perché andremo poi ad assemblarle insieme. Vi faccio vedere che cosa ho intenzione di realizzare perché sono tessuti. E invece vi faccio vedere le cose che ho preso per me e dopo e prima per Leli. Perché alla fine siamo andati in un altro negozio ancora dove non avevamo preventivato di andare, e però non ho trovato il vestito per il battesimo che cercavo sostanzialmente, quindi abbiamo provato anche in quest'altro negozio. E invece di comprare qualcosa per me, abbiamo io e i miei genitori svaligiato praticamente un reparto per Leli. Però per un po' diciamo che siamo più che a posto. In realtà l'unica cosa che credo che dovremo comprare in più, perché secondo me non abbiamo tantissimi giusti, sono i body. Però quelli si trovano bene o male sempre. E quindi partiamo. Allora, come prima cosa abbiamo preso queste calzine che costavano 4,99 euro. Sono delle calze velate, taglia 1-3 mesi. E da mettere sotto con tutti gli abitini che vedrete perché abbiamo praticamente preso tutti gli abiti sostanzialmente e tutti i vestitini. E appunto queste le ho pagate a prezzo pieno. Poi abbiamo preso, vi faccio vedere prima le cose che ho preso io e poi quelle che hanno preso i miei. Ho preso questo vestitino
in maglina, quindi pesantino. Come taglia ho preso un, credo, 6 mesi, se non sbaglio. No, un 1-3 mesi, e deve in sconto al 50%, quindi invece di pagarlo 29 euro, cioè era in sconto al 50%, qui c'era un ulteriore 20, quindi invece di pagarlo 30 euro come sarebbe costato, ed è questo appunto abitino fatto così con i frufru qua sopra, morbidissimo di Benetton, l'ho pagato 12 euro. Un altro sicuramente è questo, sì, è questo qua, scusate, trovato, che è un set composto dal maglioncino, di questo beige con le righe nere, con il pantaloncino abbinato, sempre fatto in maglina, e questo come marca è di Melby. E invece di pagarlo 45,50 euro, l'ho pagato 18 euro, quindi tutti e due 18 euro, e ho preso un 6 mesi come taglia, e mi piace un casino, secondo me è troppo carino, così queste cose adesso le lavo tutte e poi le vado a riporre nell'armadio. Poi fatemi vedere, ah ecco. Poi ho preso questo maglioncino natalizio perché vogliamo fare una foto io e Matteo. Abbiamo i maglioncini natalizi di Snoopy, di Tezenis, di qualche anno fa, rossi. Allora ho visto questo rosso, era nella sezione maschile, chi se ne frega. Ed è super carino, ha questo orsetto con i pinguini, con scritto Sweet Holidays, e questo bel fiocchetto, sempre di Benetton, costava 27,95 euro, ed è un 3-6 mesi, e l'ho pagato 14 meno 3 e 11 euro. Quindi questo qua super carino. E infine ho preso per Lely il vestito per Capodanno, sostanzialmente, e questa era l'unica cosa non in sconto, cioè mi hanno fatto uno sconto del 10, ma non era in sconto, ed è di Majorale, che è una delle mie marche preferite per bambini, cioè fa delle cose meravigliose, e infatti vedrete anche altri vestiti tra poco. E ho preso questo. Questo è un vestitino della nuova collezione, bellissimo, ha tutti i bottoncini dietro per aprirlo, ed è super spesso. Qua c'è proprio la maglina tutta con i fili in lamé ed è stupendo. Cioè, ve la immaginate Capodanno vestita da bomboniera così? Io sì. E ho preso un 2-4 mesi e appunto costava 46,50 euro, l'ho pagato 42, 41 euro. Ed è super bellino. Non vedo l'ora di vederglielo indosso. E quindi queste erano un po' le cose che ho preso io, e poi dopo ci sono le cose invece che hanno preso i miei genitori, che adesso pian piano capiamo, man mano che togliamo le cose. Allora, il primo è questo vestitino in felpina, abbiamo preso una taglia sempre 1-3 mesi, tutto rosa perché mio padre piace la rosa e quindi lui si è fissato che deve avere quasi tutto rosa. Ed è molto carino, c'è scritto A Little Princess Once Upon a Time, e ci sono appunto, c'è la principessa disegnata con il cagnolino e il castello, ed è super bello, tutte le roselline Magic Puppy per il cucciolo, e costava 25,95 euro di Benetton, e l'abbiamo pagato 10 euro. Poi abbiamo questo perché abbiamo preso anche gli outfit di Natale, e questo è composto da 3 pezzi di Majorale, credo sia semplicemente della collezione dell'anno scorso. Abbiamo preso un 2-4 mesi ed è composto da le calze collant, adesso posso finalmente staccare, rossi, il maglioncino rosso fatto così,
con tutti questi micro cuoricini e questi cuoricini qua attaccati davanti e poi dalla minigonna scozzese con tutta la svolazzosa, stupenda. E di questo abbiamo preso come taglia un 2-4 mesi e invece di 50 euro l'hanno pagato 20 euro. Quindi c'era un bello sconto ed è super bello. Poi altro outfit di Natale, perché credo che ci sia questo dopo. Sì, è questo super bellissimo vestitino di velluto rosso con tutti questi pois dorati e semidorati, stupendi. E questo ricamo qua davanti. Di questo abbiamo preso un 2-4 mesi, sempre perché più o meno Leli avrà 3 mesi a Natale, e però per stare un pochino abbondanti speriamo che ci stia, perché questo è un po' rigidino ed è stupendo, è morbidissimo, sempre Majorale la marca, e favoloso. E invece di 38,50 euro l'hanno pagato circa 15-16 euro, stupendo. Poi, ultimi due outfit per Leli. Abbiamo questo qua, che era forse la cosa che costava di più, però mio padre si è innamorato e gliel'ha voluta prendere. La marca è La La Lu, anche La La Lu fa delle cose bellissime per bambini. Ed è questo super vestito, anche questo è fatto tipo velluto ciniglia, con il colletto, con questa rosa pompon che si può staccare perché c'ha il bottoncino. Voilà. A maniche lunghe, tutto bello svolazzante. Questo è un pochino più grande come taglia perché è un 6 mesi e quindi lo metterà verso marzo più o meno, però c'è ancora freschino di solito qua da noi e appunto è stupendo questo rosa cipria ed è sì, appunto in ciniglia. E costava 68 euro e l'hanno pagato 28, 20, 27, circa 27 euro. Ma questo mi pare sia proprio innamorato. E invece questo è l'outfit che piace di più a Matteo, che è sempre uno spezzato composto da due pezzi, tra quelli che abbiamo acquistato quello che gli piace di più, che è composto da, ed è sempre di La La Lu. E questo maglioncino con tutte queste rose cipria, color rosa cipria, questi volant qua in fondo, anche questo abbiamo preso un 6 mesi se non mi sbaglio come taglia, sì. Appunto, questo è il maglioncino che ha i tre bottoncini comodi per infilarla, morbidissimo, è favoloso il tessuto. E insieme a questo maglioncino ci vanno gli shorts a culotte. Ci stavamo chiedendo se le cosce ci passeranno in queste, ma sì, cioè sono è una parte elastica. E appunto questo è lo shorts che va abbinato al maglioncino, così con le calze bianche, tipo quelle che ho preso, anche se dovrò sicuramente prenderne dell'altro perché sono 1 o 3 mesi, quindi non credo ci starà 6, dipende. E quindi questo è l'ultimo outfit che abbiamo sempre preso per Leli. E costava 60 euro di partenza e l'hanno pagato 24. E quindi questi sono alcuni dei 1000 vestiti che ci hanno preso tutti i nonni, perché ogni tot qualcuno arriva a casa con qualcosa e sono stupendi. Adesso vado a prendere le mie cose e poi ve le faccio vedere. Eccomi qua, sono andata a prendere le tre cose che ho preso per me, sono proprio tre contate, però le ho prese in questo negozietto che vende, diciamo, le marche, è tipo un outlet sostanzialmente, che vende alcune marche a prezzi molto scontati. Visto che c'era un po' uno svuotatutto, c'erano tantissime cose a 10, 15, 20, 30 euro, praticamente quasi tutto. Il negozio aveva questi prezzi e quindi io ho preso un vestito, questo vestitino di cui mi piace tantissimo il colore, è fatto con lo scollo a barchetta, tutto foderato dentro con la sottoveste lilla,
con tutti questi colori sul verde, giallo, lilla, violetto, rosino, molto molto bello. E le maniche invece sono velate e hanno questo sbuffo alla fine. Mi piace un casino, soprattutto anche i colori, mi piacciono tantissimo. E questo qua è un SM, come marca è Bighet, e l'ho pagato 15 euro. Poi ho preso due paia di pantaloni, uno è questo qua di Franco Mina Collection, che c'è scritto che partiva da 94 euro, li ho presi per il dopo, infatti la taglia è la mia vecchia taglia perché credo e spero di riuscirci a rientrare, e sono di questo bellissimo colore che è leggermente sfalsato in videocamera, però è veramente stupendo. Sono tipo dei classici pantaloni da tailleur, mettiamola così. Sono bellissimi, mi sono innamorata proprio del colore. Ci fosse stata magari anche la giacca, l'avrei presa, ha le tasche e poi si chiudono semplicemente. Molto molto belli. Il colore è proprio stupendo. Sono stata praticamente in una palette sostanzialmente di colori, perché si abbinano anche al vestito volendo, cioè hanno tra le sfumature. E l'ultimo paio di pantaloni che ho preso, l'ho pagato 10 euro, quel paio lì. E l'ultimo pantalone che ho preso una M, ed è questa la marca, Yes Z, credo. E ho pagato anche questi 10 euro e sono dei pantaloni fatti così, un po' più larghi, con questo bell'elastico spesso in vita che tiene su con la cintura, e hanno appunto i tasconi sui lati, la cintura che si allaccia, magari così si capisce meglio. Ecco qua, e sono quelli fatti un po' tipo a caramella, baggy, che a me piacciono un casino. Questi possono risultare anche elegantini, magari con elegantini, cioè meno casual, con un tacco magari, o se no un bel paio di scarpe da ginnastica, una t-shirt, va sempre bene. E quindi anche questi 10 euro pagati. E mi piace un sacco anche il tessuto, è proprio bello. E quindi questi sono invece gli acquisti che ho fatto per me.